Motori spenti per 5 minuti all'iniziativa di Air Campania su impulso dell'amministratore Anthony Acconcia per chiedere maggiore attenzione rispetto al tema delle continue aggressioni di cui è vittima il personale dell'azienda di trasporto. L'ultima è avvenuta nella tarda serata di martedì a Melito di Napoli. Ma è un crescendo di episodi. A Napoli, sconosciuti scendendo dal tram arrivato in quel momento al capolinea tra via Marina e via Colombo hanno dato fuoco a una bottiglietta di plastica, verosimilmente contenente liquido infiammabile, lasciandola cadere nei pressi di una delle porte del mezzo. Per il segretario Filt CGL Campania, Amedeo D'Alessio, è ora di intervenire, non può passare più questo messaggio di impunità per i responsabili. Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza in termini di sicurezza e di ordine pubblico. Chiediamo sicuramente una maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine. Sappiamo che le forze dell'ordine sono impegnate anche in altri settori, in altri campi, però ripeto, questa sta diventando una vera e propria emergenza rispetto alla quale non si può più far finta di nulla, quindi maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine e poi anche una legislazione più incisiva con l'introduzione di elementi anche innovativi. Noi pensiamo ad esempio al Daspo Trasporti, cioè chi aggredisce un autista, chi aggredisce un verificatore non può passarla liscia, rendere più sicuri i mezzi, chiudere le cabine degli autisti e dare la possibilità anche di potersi connettere con le forze dell'ordine in maniera immediata.